E oggi è una giornata veramente di festa per la comunità frigentina perché siamo felicissimi di ospitare questa gara regionale di corsa in montagna e ospitare tanti atleti che sono arrivati a Frigento con grande entusiasmo e consentiranno al nostro territorio di essere raccontato nei suoi aspetti storici, archeologici, naturalmente paesaggistici. Saranno utilizzati i sentieri che abbiamo riqualificato qualche anno fa, sentieri che un tempo servivano alla comunità frigentina per ricavare e recuperare reddito dal bosco che viene da essi attraversato. Oggi sono diventati riferimento per chi vuole fare una passeggiata nella natura o una corsa tra questo ambiente fantastico. Allora, intanto in attesa che espletiamo le ultime spunte qui in zona partenza, diamo qualche numero, sono stati circa gli iscritti, un 170 e credo presenti oggi tra le varie categorie saremo un 130-140 atleti, quindi un numero abbastanza elevato per quanto riguarda questa prima edizione del campionato regionale individuale e di società di corsa in montagna. E quindi ribadisco un grazie particolare a tutti i partecipanti, in particolar modo all'amministrazione della cittadinanza di Frigento. Giornata ventilata, ma per fortuna la pioggia non c'è, quindi con un po' di sacrificio e di infreddolimento porteremo avanti questa manifestazione. Ricordo agli atleti, essendo corsa in montagna, ci sarà un tratto di percorso che sarà asfaltato e poi ci sarà circa 1.000 metri di sterrata con anche salite impegnative e curve a 180 gradi. Quindi attenzione soprattutto in discesa nelle curve. Sulla zona partenza, grazie, con assoluta urgenza. C'è anche un atleta master 70 ed oltre, su forse due sono pregati di portarsi con urgenza in zona partenza. Ok, partita, attenzione, occhio! Cane, apri vista, gruppone degli atleti che ha preso il via. Un giro percorso, due giri ancora per loro. Squittieri in questo momento, via un po' tutti quanti gli altri. In questo momento anche De Nicola conclude la sua prova, essendo allievo. Angelo Raffaele Capone ha tagliato il primo giro. Thank you.
ancora l'occasione per ringraziare non solo l'amministrazione, San Riero, Prefettorale 101, e subito dopo Calò, Giuseppe, Andrea, San Riero di Vicenza. Forza ragazzi ancora, Fioriello Sandro, vai Rosario ancora in giro, Prefettorale 106, Lions va a Cantale, sta conclusione, dai. Bene, e un applauso anche a Graziella Modola, seconda classificata, compagna di squadra di Mennillo. Atleta dell'Enterprise, Young in testa, vediamo un attimino il pettorale del 130 che è Evangelista Irene, complimenti per lei, seguita dal pettorale da Zachary Lorena, subito dopo da Rosanova Miriam, che è la super in questo momento, Miriam Rosanova, che si va a piazzare in seconda posizione. Queste sono ragazze della categoria cadette, complimenti a loro, alzatevi per piacere, non buttatevi a terra, 179 e Crisci Serena della categoria ragazza atletica e globo, seguita via via un po' da tutte quante le altre atlete, quindi sugli studi Enterprise Young Atletica Agropoli per quanto riguarda la categoria cadette. Come primo cittadino veramente il dovere di ringraziare la Federazione Italiana di Atletica Leggera, soprattutto il Comitato Regionale Campania nella persona del professor Sandro Del Naia, che ha voluto che questa edizione della Corsa in Montagna Regione Campania 2017 si svolgesse qui a Frigento. Ci dà la grande opportunità di valorizzare e raccontare il nostro territorio da un luogo fantastico che è la nostra strada panoramica via Limiti, quindi grazie e mi auguro che questa possa essere la prima edizione di tante altre, che questo possa diventare, e lo chiedo diciamo in modo formale, possa diventare una tappa fissa, un appuntamento fisso qui a Frigento per la corsa in montagna. Quindi grazie di nuovo, grazie al Presidente, grazie a tutta la Federazione di Atletica Leggera.